È la sera del 4 novembre 1948. Lungo via Biancolina a San Giovanni in Persiceto, un giovane sta tornando a casa in bicicletta dopo essersi incontrato con la fidanzata. All'improvviso, lungo la strada, tre comunisti lo aggrediscono, colpendolo a morte con una spranga di ferro. Aveva 24 anni, si chiamava Giuseppe Fanin. Nato a Lorenzatico di San Giovanni in Persiceto, l'8 gennaio 1924, Giuseppe era il terzo di 10 figli di una famiglia contadina e riuscì a laurearsi in agraria proprio nel 1948. Sostenuto dai familiari e sotto la guida del suo parroco, maturò fin da ragazzo una profonda spiritualità laicale, coltivandola in età giovanile nella Fuci. Sul finire degli anni accademici scaturì la sua vocazione sociale, che lo vide attivo nelle ACLI, dove si impegnò nella divulgazione e nell'applicazione dell'insegnamento sociale della Chiesa. Promosse in particolare la costituzione dei liberi sindacati e di cooperative agricole tra braccianti, le cui condizioni di vita e di lavoro alimentavano nella nostra regione acuti conflitti sociali. Nonostante avvertimenti e minacce da parte degli avversari, continuò la sua opera rifiutando di dotarsi di un'arma di difesa, come gli suggerivano vari amici, e rispondendo che preferiva presentarsi a Dio senza la responsabilità di aver provocato il lutto in una famiglia. L'agguato lo colse armato solo della sua forza morale. Corale fu la commozione suscitata dalla sua morte in tutta Italia e all'estero. Il 1 novembre 1998 la Chiesa di Bologna aprì la causa di beatificazione del servo di Dio Giuseppe Fanin, concludendone positivamente la fase diocesana il 4 novembre 2003.